A volte il Vangelo è sorprendente, infatti non solo ci spinge a compiere il bene per un senso di giustizia, perché è giusto aiutare chi ha bisogno, ma anche perché è nostro vantaggio. In alcuni passaggi del Vangelo è come se Gesù ci dicesse: compi il bene perché ti conviene, perché ne avrai un vantaggio. E non è certo un vantaggio immediato. Infatti sappiamo bene che non sempre è vantaggioso comportarsi onestamente, ma c'è comunque un vantaggio più grande che ti aspetta nel regno dei cieli. Così oggi Gesù ci invita a perdonare e avere pietà di chi ci ha fatto del male. Ed è difficile perdonare, una delle cose più difficili, soprattutto per chi è stato non solo ferito, ma a volte distrutto dalla cattiveria altrui. Come riuscire a perdonare? E perché dovrei perdonare queste persone malvagie? Perdonare non significa diventare amici dei malvagi, ma semplicemente liberarsi dalla cattiveria che hanno suscitato in noi. Perdona per essere libero, perdona perché anche il Padre tuo che è nei cieli sarà sempre pronto a perdonarti. Perdona, fallo per il tuo bene.